Ciao, sono Vito Torgani e insieme ad Aldo, a Chiara, a Grazia e a Tecla sono il fondatore di performarsi.net. Quest'anno vogliamo farvi un augurio molto speciale per queste festività. Al di là del vostro credo, della vostra religione, della vostra fede, questo è un periodo durante il quale possiamo riposarci e possiamo passare del tempo insieme alle persone care, che siano amici o che siano parenti, ma soprattutto è la fine del 2016 e l'inizio del 2017, quindi un ciclo si sta concludendo e un nuovo ciclo sta iniziando. E come alla fine di ogni ciclo è importante consapevolizzare e comprendere senza giudizio quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto, ma soprattutto è il periodo più propizio per decidere che cosa fare nel nuovo ciclo, quindi quali decidere, quali obiettivi, quali progetti vogliamo mettere in campo e in atto per migliorare la qualità della nostra vita. L'augurio che vi vogliamo fare è quello che voi possiate diventare dei bravi contadini. Perché contadini? Perché il contadino è una persona che svolge la propria attività in sintonia con la natura, sa che la natura lo può aiutare ad avere raccolti più prosperosi e più abbondanti, ma soprattutto il contadino ha otto grandi consapevolezze. La prima consapevolezza del contadino è quella del terreno. Al di là di quanti terreni ha a sua disposizione, lui sa che un terreno deve essere preparato per la semina, quindi toglie le erbacce, toglie le pietre, lo ara. Dopodiché arriva la seconda consapevolezza, che è quella di decidere che cosa seminare. Il contadino sa che se semina mais avrà mais e se semina grano turco avrà grano turco. La terza consapevolezza riguarda la semina. Ovviamente dopo aver preparato il terreno, dopo aver deciso che cosa seminare, semina. E sa anche che una parte dei semi che ha seminato non daranno dei frutti, ma la maggior parte dei semi seminati daranno dei frutti. La quarta consapevolezza del contadino è l'attesa. Sa che la natura ha il proprio ritmo, ha i propri tempi, quindi se semina oggi non pretende di raccogliere domani. Lui aspetta e ovviamente sa anche che se non vede ancora i frutti, sotto la terra il seme sta già germogliando, deve avere solo il tempo di evolversi e di ovviamente maturare. E per la quinta consapevolezza che è legata all'attesa non è che attende e basta, attende ma allo stesso tempo si prende cura del proprio terreno e della propria semina, quindi bagna il terreno, lo concima e lo mantiene sempre pulito, quindi non sta ad aspettare che le cose vengano da sole, lui continua ad agire. La sesta consapevolezza del contadino è quella del momento giusto del raccolto. Sa che non può cogliere né prima né dopo, perché se coglie prima il frutto non è ancora maturo, se coglie dopo potrebbe far deteriorare il proprio raccolto, quindi nel momento giusto lui raccoglie. La settima grande consapevolezza del contadino è il festeggiare. Alla fine di ogni raccolto lui festeggia insieme alle persone che gli sono state vicine, alle persone che hanno lavorato con lui. Questo ovviamente, oltre ad essere un momento conviviale, è un momento per gratificare del lavoro svolto e è un momento per rendere più benevola la natura per il raccolto successivo. E l'ottava e ultima grande consapevolezza del contadino è quella del ricominciare. Lui sa che alla fine di un raccolto, dopo che ha raccolto, dopo che ha festeggiato, è importante ricominciare il ciclo, perché questo fa parte della sua natura e questo fa parte della vita. Ogni volta che si conclude un ciclo è importante iniziarne uno nuovo. Quindi il nostro augurio è quello di portare nelle vostre vite le otto consapevolezze del contadino. Quindi il nostro augurio è quello, uno, di preparare, vi auguriamo di riuscire a preparare al meglio il vostro ambiente. Non perdete del tempo a cambiare l'ambiente se non potete cambiarlo. Se in questo momento vivete in questo ambiente e questo è l'ambiente che avete a vostra disposizione per crescere e per evolvere, fate in maniera tale di prepararlo al massimo per seminare i vostri progetti e i vostri obiettivi. Poi decidete in pieno rispetto di voi stessi, delle persone che sono vicino a voi, che cosa volete raggiungere, che cosa volete realizzare. Dopodiché incominciate ad agire, non rimanete solo nel pensare, ma incominciate ad agire, consapevoli del fatto che magari una parte delle vostre azioni non porteranno dei risultati, magari non le porteranno nell'immediato, ma prima o poi, se avete seminato bene, se avete preparato bene il vostro terreno, andrete a raccogliere i frutti. Quindi aspettate, aspettate che le vostre azioni portino i risultati sperati, non fermatevi se non vedete ancora dei risultati. Molte persone
pongono molte azioni, pongono molte intenzioni, ma poi non lasciano che la natura faccia il proprio corso. Quindi aspettate, ma prendetevi sempre cura dei vostri obiettivi. Ogni giorno fate qualcosa in direzione di ciò che volete ottenere. E ovviamente al momento giusto vi auguriamo che voi possiate raccogliere i risultati desiderati. Dopodiché festeggiate, gratificatevi, fate in maniera tale di sedimentare dentro di voi la gratificazione e la soddisfazione personale. E alla fine dei festeggiamenti vi auguriamo che possiate iniziare nuovi cicli, ovviamente con nuove consapevolezze e con nuovi risultati positivi alle vostre spalle. Questo è il nostro augurio, quindi il nostro augurio è che voi possiate diventare dei buoni contadini della vostra evoluzione, della vostra crescita personale, professionale e finanziaria. Prima di concludere, prima di salutarvi, colgo l'occasione per ricordarvi un appuntamento. Il 30 di dicembre a Rivoli faremo una serata speciale di meditazione e visualizzazione creativa, durante la quale andremo ad aiutarvi, vi aiuteremo a creare un buon desiderio per il 2017, ma vi aiuteremo anche ad esprimerlo. Quindi lavoreremo sulla seconda e sulla terza consapevolezza del contadino, che è quello di decidere che cosa seminare e ovviamente di incominciare la semina. Se volete partecipare alla serata, sarà una serata molto pratica, e alla fine, cioè in fondo a questo, sotto questo video, troverete il link dove potrete avere tutte le informazioni necessarie sulla serata. E poi colgo anche l'occasione per ricordarvi che la missione di performarsi.net, quindi la mia, quella di Aldo, quella di Chiara, quella di Grazia e quella di Tecla, è proprio di aiutarvi a favorire e velocizzare la vostra crescita personale, professionale e finanziaria, facendovi diventare dei buoni contadini, quindi aiutandovi a preparare meglio il vostro terreno, aiutandovi a decidere che cosa seminare, aiutandovi a seminare, aiutandovi ad aspettare, aiutandovi a trovare il momento giusto per raccogliere, aiutandovi a festeggiare, ovviamente aiutandovi a creare, ad iniziare nuovi cicli, perché questo, come ho detto prima, è il ciclo della vita. Detto questo, da parte mia, di Aldo, di Chiara e di Grazia e di Tecla, vi auguriamo una buona fine del 2016, vi auguriamo di passare delle buone feste e vi auguriamo soprattutto di iniziare alla grande il 2017. Se volete avere maggiori informazioni, in fondo sempre sotto questo video troverete i nostri contatti. Detto questo, tanti auguri di buone feste e a prestissimo. Ciao!